Gloria a Dio, cari nel Signore, oh che grande gioia quando lo Spirito Santo ci guida nella parola. Voglio condividervi ancora un'altra riflessione per la gloria del Signore e per l'edificazione di ognuno di noi. Una riflessione dal titolo Cos'è il vero risveglio? Dio mi sta mettendo in cuore questo pensiero, questa riflessione della sua parola. Amen? Perché noi sappiamo, come dico sempre, gloria a Dio, e continuerò a dire nella guida dello Spirito Santo, che noi siamo negli ultimi tempi, tempi difficili, tempi di confusione e tempi di declino, di degrado spirituale, morale, tempi di apostasia. Tempi nei quali molti si stanno purtroppo deviando, e perciò noi dobbiamo stare saldi nella parola e capire qual è la vera volontà di Dio. Amen. E in questo momento, con la grazia del nostro Signore, voglio riflettere insieme a voi riguardo a cos'è il vero risveglio. Cos'è il risveglio? Perché tanti parlano di risveglio, si ode spesso dire stiamo aspettando il risveglio. Vogliamo il risveglio, verrà il risveglio, e purtroppo molte persone fraintendono, o meglio, non capiscono in accordo alla Bibbia cosa sia il risveglio. Amen. E molti confondono il risveglio con un'emozione momentanea. Alcuni gridano nei culti, parlano lingue nei culti, provano una bella sensazione nei culti, saltano nei culti, sono pieni di fuoco nei culti, ma poi fuori, nella loro vita, nella loro casa, fuori dai culti, sono come tutti gli altri. Non c'è differenza fra loro e fra le persone del mondo. Può essere questo un vero risveglio? Cari, noi vogliamo capire cos'è il vero risveglio. Alla luce delle scritture, in Efesini capitolo 5, gloria a Dio, Signore guidaci, Padre. Efesini capitolo 5, al verso 14, è scritto così: perciò la scrittura dice, alleluia, risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Amen. Risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. E poi dice: badate bene, badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Cari, e qui in Efesini 5 verso 14 l'apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito di Dio, parlava con i credenti di Efeso, con gente, con uomini e donne che avevano già sperimentato la salvezza in Cristo, erano già stati, addirittura dice nel capitolo 1, benedetti di ogni benedizione spirituale per mezzo di Cristo Gesù. Erano credenti che erano in un certo modo maturi. Amen. Erano credenti spirituali. Ma poi qui nel capitolo 5 Paolo dovette dire a qualcuno di loro, non a tutti, ma a qualcuno di loro: risvegliati o tu che dormi. E qui lo Spirito Santo, tramite l'apostolo, usò questa parola risvegliati, dalla quale proviene la parola risveglio. Cos'è il vero risveglio? Questa parola è chiara, fratelli cari, sorelle care: risvegliati o tu che dormi. Questo vuol dire che nella Chiesa, nel popolo di Dio, in mezzo a noi, ci sono dei credenti che dormono.
pensano di essere svegli ma stanno dormendo. Ci sono dei cristiani, dei fratelli, delle sorelle che pur essendo già stati salvati si sono addormentati, sono caduti in un torpore spirituale, in una sonnolenza spirituale, in una condizione di sonno spirituale, cioè non sono più svegli, non sono più avveduti, non sono più svegli nelle cose dello spirito. Alleluia, alleluia. Ossia, cari nel Signore, ossia che in mezzo a noi ci possono essere dei credenti che noi comunque non dobbiamo disprezzare né giudicare sotto quell'aspetto, ma dobbiamo pregare che loro possano risvegliarsi. Paolo diceva: risvegliati o tu che dormi. E qui lo Spirito Santo lanciò un grido di allerta tramite l'apostolo, un grido di allerta. Alleluia! E questo grido risuona ancora oggi tramite la parola di Dio: risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti, addirittura dai morti. Ossia che la condizione, cari, di sonno spirituale può portare alla morte, può portare a una condizione ancora più grave. Gesù stesso diceva a una delle sette chiese nel libro dell'Apocalisse: tu hai il nome di vivere ma sei morto, tu hai l'apparenza di vivere ma in verità sei morto. Tu pensi di essere ricco, tu dici di essere ricco, ma in verità sei povero. Tu pensi di essere ripieno, ma sei vuoto. Cari, e noi dobbiamo, ognuno di noi, stare attenti a questa terribile condizione di sonnolenza spirituale. E noi dobbiamo personalmente dire ogni giorno al Signore: Signore, risvegliami! Alleluia! Risveglia la mia fede! Risveglia il mio cuore, risveglia la mia anima, risvegliami Signore affinché io possa adorarti, possa veramente essere fervente, zelante, possa essere acceso, infiammato per te. Amen. Caro fratello, sorella, se tu riconosci che la tua fede si sta spegnendo, o meglio dire si sta addormentando, che la tua vitalità in Cristo si sta addormentando, che il tuo zelo, il tuo fervore si sta addormentando e ti stai accontentando, ti stai accomodando, ti stai, usiamo una metafora, parcheggiando. Molti credenti oggi sono parcheggiati, vivono una fede parcheggiata, hanno parcheggiato la loro fede, ma il Signore dice: risvegliati o tu che dormi. Nella chiesa ci sono dei cristiani, dei credenti, dei fratelli, delle sorelle che pur essendo figli di Dio stanno dormendo. Nella parabola delle 10 vergini, le 10 vergini si assopirono, fratelli. Tutte quante iniziarono ad addormentarsi, ma quelle che avevano l'olio nelle lampade furono risvegliate. Amen. Prima della venuta dello sposo, e io ti voglio dire, prima della venuta dello sposo, lo Spirito Santo, che è l'olio nella nostra lampada, la presenza, lo Spirito del Signore, l'unzione, la potenza dello Spirito Santo scuoterà i credenti affinché si possano risvegliare. Cari, il risveglio non è un'emozione, il risveglio non è una settimana di culti e speciali. Il risveglio non è gridare, non è fare dei bei canti, non è saltare. Il risveglio non è un'emozione, una sensazione passeggera che tu senti il fuoco per qualche minuto, sei esuberante e poi fuori vivi come tutti gli altri, parli come tutti gli altri, ti comporti come tutti gli altri, segui la corrente che seguono tutti gli altri. No, cari nel Signore, non vi ingannate. Il vero risveglio non è un'emozione di una settimana. Molti si emozionano una settimana, ma poi la loro condizione continua a essere la stessa. Vivono nella freddezza, nella tiepidezza,
Signore, abbi pietà di noi, vivono nel conformismo, si adeguano al pensiero e alla corrente del mondo. Vi voglio dire, cari nel Signore, il vero risveglio ci porta a separarci dal mondo. Il vero risveglio ci separa dal mondo. Amen? Il vero risveglio non è un'emozione della domenica, di un culto particolare in cui tu senti così la presenza di Dio, senti qualcosa, senti un fuoco che si accende e poi tutto rimane come era prima. Torni a casa e continui a essere lo stesso. Torni a casa, accendi la TV e ti siedi a vedere i soliti programmi, no cari? Il vero risveglio si trasforma, alleluia, il vero risveglio, gloria a Dio, ci separa dal mondo, il vero risveglio produce santità, il vero risveglio, gloria a Dio, ci fa vivere secondo il volere di Dio. Qui lo Spirito Santo gridava alla Chiesa per mezzo delle labbra dell'Apostolo. Oggi abbiamo bisogno di uomini che gridino per mezzo dello Spirito Santo, che gridino, ripeto, non per criticare, non per giudicare, ma per risvegliare, alleluia, uomini unti, ripieni dallo Spirito Santo, che possano gridare: Chiesa, risvegliati, o tu che dormi, fratello, risvegliati, fratello, risvegliati, sorella, risvegliati, amen, e risorgi dai morti. È tempo di risvegliarsi, fratelli e sorelle, e di risorgere. Se tu ti sei addormentato e ti sei conformato al mondo, nella Chiesa sei risvegliato, tra virgolette, ma in casa sei addormentato. Nel culto sei fervente, ma in casa sei freddo. Nel culto sei acceso, ma poi fuori, nelle strade, sei come tutti gli altri. Così non sia, fratelli. Il vero risveglio, alleluia, ci porta a separarci dal mondo. Il vero risveglio, un risveglio di santità, di separazione, di trasformazione. Il vero risveglio ci porta a conformarci alla volontà di Dio, a separarci dalla volontà del mondo, dalla corrente del mondo, e a conformarci alla volontà di Dio. Risvegliati, o tu che dormi. Quanti credenti oggi sono addormentati, cari? Vivono soltanto nei culti, hanno un'apparenza di spiritualità nei culti, fanno delle belle preghiere nei culti, ma poi in casa, poi fuori, sono uguali a tutti gli altri, oppure non dimostrano una vera trasformazione. Non c'è una differenza fra loro e una persona del mondo che non conosce Cristo, ma così non deve essere, cari. Il vero risveglio porta una trasformazione. Risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti. Risorgere, amen? Uscire fuori dai morti. I morti sono quelli del mondo che non conoscono Cristo. Perciò un credente che si addormenta diventa come quelli del mondo. Non si riconosce più, non si differenzia più, non si vede più una differenza. Non si vede più la luce di Cristo, ma sono credenti che diventano come le persone del mondo. Allora c'è bisogno che risorgano dai morti, che escano fuori dalla corrente, dalla massa del mondo, perché noi siamo chiamati a uscire fuori dal mondo, fratelli. Amen? Risorgi dai morti, tu non puoi stare in mezzo ai morti, tu devi essere una luce in mezzo ai morti, alleluia. Tu devi essere, gloria a Dio, un profeta in mezzo ai morti, come Ezechiele, un profeta nella valle delle ossa secche. Tu non devi essere ossa secche anche tu. Io non devo essere delle ossa secche, io devo essere un profeta di Dio in mezzo alle ossa secche.
Devo essere un messaggero dell'Eterno. Alleluia, in mezzo alle ossa secche. La mia stessa vita deve parlare. Noi dobbiamo essere delle lettere viventi. Dobbiamo essere delle lampade accese. Dobbiamo essere luce che cammina in mezzo al buio delle tenebre. In mezzo ai morti noi portiamo la vita. Amen, fratelli? Portiamo la vita. Noi non possiamo essere come tutti gli altri, ma dobbiamo differenziarci. Se siamo veramente svegli nel Signore, se siamo veramente svegli in Cristo, se siamo svegli nella nostra comunione con Cristo, nello Spirito di Dio, noi ci dobbiamo, per la gloria di Dio, differenziare da tutto il resto. Amen? Gloria a Dio. Risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Vedete, Cristo, la presenza di Cristo, lo Spirito di Cristo, Cristo che è la luce, Cristo che è la parola, Cristo vuole risplendere su di te, su di noi. In noi deve risplendere la luce di Cristo. Noi dobbiamo portare la luce in mezzo alle tenebre. Amen. Verso 15 dice: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. E il vero risveglio produce una vita di saggezza. E la saggezza è il timore dell'Eterno. Il principio della saggezza è il timore dell'Eterno. Perciò il vero risveglio produce una vita vissuta nel timore di Dio. Il vero risveglio non è un'emozione. Il vero risveglio non è alzare le mani nel culto, gridare alleluia nel culto. Quello fa parte, certamente, noi dobbiamo farlo, gloria a Dio. Ma il vero risveglio non è quello. Il vero risveglio non è soltanto quello, alzare le mani nel culto, sentire una bella emozione, parlare due lingue nel culto e poi esci e sei uguale a tutti gli altri. No, fratelli, non vi ingannate. Il vero risveglio ti porterà a vivere una vita separata dal mondo. Alleluia. Il vero risveglio ti porterà a vivere una vita consacrata. Alleluia. Una vita santificata per la gloria del tuo Dio e del tuo Signore Gesù Cristo che ci ha chiamati. Il vero risveglio ci porterà a vivere, a camminare una vita nella saggezza, che è il timore dell'Eterno. Camminate con diligenza come saggi. Il vero risveglio ci porta a vivere nel timore di Dio, nella saggezza. E poi dice: riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Il vero risveglio ci porterà a vivere una vita spesa nelle cose giuste. Il vero risveglio non ti porterà a sprecare il tuo tempo in vanità. Il vero risveglio non ti porta a sprecare, a perdere il tempo in cose inutili. Ti voglio dire, se nella tua vita c'è il vero risveglio, tu non puoi perdere due ore nella televisione. Chi ha orecchie da udire, oda. Se nella tua vita c'è il vero risveglio, o se nella tua comunità c'è il vero risveglio, non vi porterà a perdere il tempo nelle cose mondane. Se c'è il vero risveglio nella tua vita, tu non perderai due ore del tempo nei telefilm, nei programmi inutili, nelle vanità. Se c'è il vero risveglio, tu non perderai una mezza giornata nelle spiagge. No, cari nel Signore. Se c'è il vero risveglio, c'è saggezza, c'è timore di Dio e c'è un desiderio di utilizzare il tempo per la gloria di Dio. Quando c'è il vero risveglio, noi utilizziamo il nostro tempo per la gloria del Signore. Come? Pregando, cercando la sua faccia, meditando la sua parola, servendo Lui, mettendo la nostra vita al suo servizio. Quando c'è il vero risveglio, tu non perderai più il tempo nelle vanità terrene, ma dedicherai il tuo tempo, dedicherai te stesso, dedicherai la tua vita al Signore e alla sua volontà. Verso 17: non siate perciò disavveduti,
ma intendete quale sia la volontà del Signore. Cari, quando c'è il vero risveglio, tu vivrai nella volontà del Signore. E questo lo dice tutto. Quando c'è il vero risveglio, tu ti sottometterai alla volontà del Signore. Quando c'è il vero risveglio, tu camminerai nella volontà del Signore. Il vero risveglio ti porterà a vivere una vita nello spirito di Dio, e non più nella carne, perché la volontà di Dio per noi, che siamo i suoi figlioli, è che noi viviamo nello spirito, che noi camminiamo nello spirito, che noi andiamo avanti nella guida dello spirito e non più nella carne e nei desideri e nelle concupiscenze della carne. Amen, fratelli. Quando c'è il vero risveglio, c'è santificazione, c'è consacrazione, c'è timore di Dio, c'è saggezza, c'è una vita dedicata a Lui, e c'è una vita che si conforma e si sottomette alla sua volontà. Amen, fratelli. Riflettiamo questa parola che il Signore ci ha voluto dare e viviamo nel vero risveglio, perché vi voglio dire, il vero risveglio è già in mezzo a noi. Molti dicono: io aspetto il risveglio, io aspetto il risveglio, ma quando arriva il risveglio? Ti voglio dire, non sei tu che aspetti il risveglio, è il risveglio che aspetta noi, è il risveglio che grida a noi, che ci grida, è il risveglio che grida nelle chiese: risvegliatevi, perché io sono già in mezzo a voi. Vi voglio dire, è il risveglio che ci sta aspettando, è il risveglio che si sta chiamando, e vi voglio dire, il risveglio è lo Spirito Santo in mezzo a noi, il risveglio è già in mezzo a noi. Amen. Lasciati risvegliare dallo Spirito Santo. Amen. E vivi una vita interamente dedicata, consacrata al nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Questo è il vero risveglio. Amen, cari nel Signore. Che Dio ci guidi, Dio ci porti avanti nel vero risveglio, nella vera, amen, guida dello Spirito Santo, affinché ci consacriamo a Lui interamente. Nel nome di Gesù Cristo, alleluia, nel nome del Signore, che è benedetto in eterno. Amen e amen. Alleluia.